In una gara a coppie non potevano che essere congiunti Gino Bartali, neo campione d'Italia, e il suo fido luogotenente Giovannino Corrieri. Partiti terzi in ordine di gara, si classificheranno al settimo posto. Quarti sono partiti Astrua De Filippis, ma per loro il cronometro darà un responso molto migliore. Li collocherà addirittura al primo posto assoluto. Sarà un risultato doppiamente lieto perché non contemplato dai pronostici della vigilia, orientati verso ben altri nomi, famosi non soltanto in campo nazionale, ma nel firmamento internazionale. Quinti sono partiti i fratelli Bobet, Jean e il più celebre Louison, che vediamo tirare a tutta andatura. Fatica premiata soltanto a metà, col quarto posto in classifica. Miglior prova sosterranno i nostri Petrucci e Minardi, i quali si piazzeranno al secondo posto a soli 8 secondi dai vincitori. Coppi si è scelto quale compagno l'esordiente professionista Gismondi, e la coppia di Fresco Impasto si dovrà accontentare del terzo posto a meno di un minuto da Astrua De Filippis. Eccoli i due vincitori, degni della vittoria insieme conquistata.